Giovedì 22 settembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Dal Vivo, le notizie di Milano e città metropolitana, appunto in diretta qui su Milano All News. Iniziamo l'edizione di oggi con una notizia che arriva direttamente appunto dal territorio. L'assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli ha riferito che l'intervento al giardino della Piccola Goccia, con l'obiettivo di offrire accoglienza ad alcuni richiedenti asilo che stazionavano nel giardino, non avendo appunto altro posto dove andare, è stato un successo. Le associazioni del terzo settore che hanno collaborato al progetto, assieme appunto all'assessorato alla sicurezza e a quello del welfare, hanno infatti offerto supporto legale ed accoglienza appunto a questi richiedenti asilo, anche grazie all'intervento di mediatori linguistico-culturali. Il giardino poi è stato ripulito dagli operatori dell'AMSA sotto la supervisione della polizia locale. E proprio per questo abbiamo in collegamento con noi, e lo ringrazio di essersi collegato con Milano News, consigliere comunale Angelo Turco, che appunto ci può raccontare più nel dettaglio l'operazione e il suo lieto fine, ma soprattutto anche quello che era questo luogo prima di questa operazione. Buonasera, buonasera Turco, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito ovviamente. Grazie a lei per aver accettato. Appunto, allora, questa goccia, che cos'era, come è stata gestita la situazione, adesso cosa ci ritroviamo? Ma è un luogo abbastanza interessante in generale, a prescindere da questa vicenda, perché è un piccolo giardino che collega il percorso ciclopedonale della Martesana con via San Martini. È stato, questo giardino inaugurato pochi anni fa, e aprendo un percorso dove prima c'era semplicemente un muro, un vicolo cieco. E questo giardino è anche stato dato in concessione con uno di quei, si chiamano patti di collaborazione, che il Comune di Milano ha inaugurato anche questi recentemente, a una scuola del territorio per farlo vivere, per tenerlo. Il problema che si è venuto però a creare soprattutto quest'estate è che forse anche per la sua posizione un po' riparata, un po' discosta, ha cominciato a vedere accamparsi proprio nel giardino una serie di persone senza dimora. Però nell'arco del mese di agosto la situazione è diventata abbastanza critica, perché il numero era consistente, tra i 20 e i 40, senza dimora, ma soprattutto avevano cominciato a costruire delle piccole baracche, una sorta di accampamento di fortuna. Ovviamente questa situazione era ben nota al comune, ma per risolvere una situazione di questo tipo serve, secondo me, e questa vicenda in fondo lo dimostra ed è anche un po' il motivo per cui mi fa piacere raccontarla, serve un approccio costruttivo, perché le persone che erano lì non erano clandestini, per soggetti pericolosi o chissà che, erano persone che hanno fatto tutto l'iter per la richiesta del diritto di asilo, la quale tuttavia ha delle tempistiche abbastanza lunghe, e fin tanto che non viene espletata completamente non è possibile inserire queste persone nei CAS, che sono queste strutture invece gestite insieme alla prefettura. Pertanto non hanno posti dove stare, quindi stanno fra di loro e cercano luoghi dove poter passare la notte tranquillamente. Allora, come è stato anche detto all'inizio, con il supporto sia delle associazioni del terzo settore che operano su questi ambiti, tra l'altro in via San Martini ce ne sono varie, sia con il supporto dell'assessorato alle politiche sociali, e appunto gli operatori, i mediatori culturali, eccetera, si è cominciato a costruire un percorso insieme a queste persone per indirizzarle verso soluzioni anche più decorose, più dignitose. Il comune ha posti dove dormire riparati e al caldo e in condizioni certamente più consone e adeguate rispetto a un'aiuola, a un giardino. Quindi c'è stata tutta una fase preparatoria di confronto con queste persone, così quando poi gli è stato comunicato che la mattina del, adesso non mi ricordo il giorno esatto, credo il 15 settembre, avrebbero dovuto lasciare il giardino, perché il giardino doveva essere restituito alla città, non c'è stato nessun tipo di difficoltà nel farlo, hanno tutti accettato di buon grado e AMSA ha potuto ripristinare il giardino pienamente, e ora la situazione è totalmente sotto controllo. Poi ovviamente ci sono sempre persone, questo in tutta Milano e anche con storie le più diverse fra di loro, che optano comunque per
diciamo, per dormire in strada piuttosto che in una delle strutture predisposte dal comune. Queste sono scelte a volte anche molto soggettive, però chiaramente rispetto alla situazione che si era venuta a creare a fine agosto non esiste confronto. Ecco, la storia interessante anche è che, appunto, come diceva lei, non erano persone, appunto, che scappavano da chissà quale decreto oppure che andavano a nascondersi perché criminali o cose del genere, ma proprio perché in attesa del riconoscimento più o meno dello status di rifugiato politico finiscono in questo limbo che non gli dà accesso appunto alle strutture poi statali, ma li lascia in mezzo alla strada. Immagino che sia una situazione che sulla città di Milano si ripercuote anche in altre zone, però. Sì, è uno dei limiti, secondo me, da un punto di vista proprio normativo, che ci sono in Italia dal punto di vista dei processi di integrazione, eccetera. Perché se si lasciano delle persone che non hanno un luogo dove stare, nelle condizioni di essere in un limbo giuridico per settimane, è chiaro che poi si creano situazioni come questa. A Milano ce ne sono, ma ce ne sono in tutte le città. La stazione centrale è sempre stata considerata un po' problematica da questo punto di vista, solo che molte persone, qui parlo diciamo dei cittadini, ma insomma i milanesi che ovviamente vorrebbero vedere situazioni meno critiche per tutti, questo a volte non lo sanno e invece va spiegato, posto che secondo me bisognerebbe proprio intervenire a livello normativo per tagliare queste tempistiche, eccetera. In ogni caso, questa è stata una vicenda, secondo me, una di quelle occasioni in cui alla fine le cose funzionano, tutto sommato, perché mettendo insieme questa task force trasversale, fatta di competenze anche molto varie, si è riusciti a intervenire su una situazione che stava diventando complessa. Insomma, si parla spesso di precedenti, speriamo che questo sia un buon precedente, appunto, perché faccia anche un po' scuola, anche per altri poi interventi, appunto, sì, da parte vostra. Sì, questo è quello che ha proprio detto, tra l'altro, l'assessore Granelli, riferendo al Consiglio Comunale, cioè che questo deve diventare un po' il modello per risolvere questo tipo di situazioni. Ce ne sono state altre, sempre nella zona, penso ai tunnel della stazione centrale, che hanno anche lì problemi simili. Chiaramente, se si vogliono evitare tensioni, se si vuole che le persone coinvolte accettino poi i percorsi che vengono suggeriti dall'amministrazione, è chiaro che il dialogo è fondamentale, perché bisogna anche superare un po' alcune paure, alcune diffidenze che ci sono. Insomma, stiamo parlando di persone che hanno ovviamente attraversato situazioni di incredibili difficoltà. Chiarissimo. Consigliere, io la ringrazio tantissimo, ci faccio sapere poi appunto come andrà avanti anche la vita, la storia di questo parco importante, anche perché appunto, come diciamo, in un luogo abbastanza importante anche per il tessuto sociale che unisce anche un po' questi quartieri un po' divisi magari dalla ferrovia, insomma, ci faccia sapere come procederà anche la vita da quelle parti, diciamo. Va bene, grazie. Grazie mille davvero al consigliere Turco, grazie mille, buon lavoro, noi continuiamo e rimaniamo in città, anzi scendiamo nelle strade, nelle vie della nostra città per andare a vedere la situazione del traffico, grazie a Luce Verde. Luce Verde Milano. Buonasera, bentrovati in redazione, Sonia Cerquetani. Traffico molto intenso vista l'ora sulle strade dell'Interland milanese. Code sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Venezia e in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa. File poi sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e nella direzione opposta tra Nova Milanese e la Milano Meda. Proseguendo poi sulla Milano Meda, file tra Cormano e Paderno Dugnano verso Meda. Code sulla tangenziale est dall'Autosole a Gobba verso Lecco. Code a tratti sulla tangenziale ovest direzione Laghi tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese e direzione Bologna tra la 4 e Corsico Gaggiano. In città per urgenti lavori ancora chiusa via Bagutta tra via Sant'Andrea e via Baguttino. E a Milano settimana della moda, molte le manifestazioni e gli eventi in programma fino al 26 di settembre. Sfilate dalle 12 alle 19 in via Ambrogio da Fossano Bergognone, che per l'occasione resta chiusa tra Largo delle Culture e via Paolo Giorza. Dalle 13 alle 17 chiusa via Giovanni Lorenzini tra via Benaco e via Adamello. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito milano.luceverde.it. È tutto e come sempre grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Milano. Grazie mille a Luce Verde e
torniamo a parlare del Milano Off Fringe Festival. Lo sapete, da lunedì che lo seguiamo. Questa sera si entra nel vivo degli spettacoli, appunto la kermesse teatrale, che quest'anno propone un'agenda davvero ricca di appuntamenti, tanto che il Comune ha deciso di inserirlo nel programma che è stato chiamato Milano è viva, e in questa Milano è viva ci sono anche alcuni eventi gratuiti a cornice del festival, che sono quelli chiamati dell'off dell'off. Ma questa sera ci colleghiamo, e le vedo già qui di fianco a me, quindi ecco lì la nostra Alessia Carolli. Ci colleghiamo con la Fabbrica del Vapore, dove Alessia Carolli è insieme ai suoi ospiti. Non hanno, credo, tolto il muto al microfono, quindi chiedo a Valentina Zanotto di togliere la vostra... il muto. Ecco, quindi se può, grazie mille, scusate adesso. Eccoci, se può qui, ripartire. Siamo grazie. Qui alla Fabbrica del Vapore con Andrea e Sara, i protagonisti di questa serata. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, voi fate parte della compagnia teatrale? Cercamondo Compagnia Teatrale. Si scrive Cercamondo, si scrive Cercamondo, si legge Cercamondo, quindi ci trovate con la C. Ecco, precisiamolo. Allora, raccontatemi un po' di questa compagnia teatrale. Sì, allora lo tengo io. Allora, la compagnia nasce l'anno scorso, nel 2021, proprio con questo spettacolo, cioè con Raccontami Shakespeare, quello che presenteremo anche al Milano Fringe Festival stasera. Raccontami Shakespeare nasce per il Fringe di Roma, ma ha avuto anche altre repliche sia a Napoli che un'altra a Roma un mese fa, e adesso lo riprendiamo qui a Milano, siamo emozionatissimi. La compagnia invece nasce dopo una collaborazione di quanti? Dal 2017? Quattro anni, anche un po' di più, tra me e Andrea, che siamo compagni anche nella vita, non solo di lavoro, e nasce per raccontare drammaturgie contemporanee, ma che abbiano anche uno sguardo sul classico. Infatti la compagnia si chiama Cercamondo perché Cercamondo era il nome di un trovatore provenzale che era anche giullare. Cos'è un trovatore? Un trovatore era un poeta, ma di fatto si esibiva anche davanti al pubblico per intrattenere la corte. Quindi noi abbiamo la filosofia di non solo di essere giullari, insomma, non solo di intrattenere il pubblico, ma anche di avere un grande studio alle spalle. Cerchiamo di mettere insieme i pezzi, ma non far vedere il trucco. Questa è la nostra filosofia. Noi abbiamo vinto diversi premi, sia già come compagnia, siamo vincitori del premio Leo De Berardinis, siamo prodotti dal Teatro Stabile di Napoli, ad oggi Teatro di Napoli, e ad aprile debutteremo con un altro spettacolo, l'Appartamento 2B, scritto sempre da Andrea, che ricordo essere attore e anche drammaturgo e regista della compagnia, e abbiamo vinto di recente, sempre grazie a lui, il Mario Fratti Awards a New York e il Fersen qui a Milano per la drammaturgia sempre, e poi siamo stati vincitori di Portraits on Stage. Lui mi sta suggerendo un bando organizzato dalla rete teatrale Aretina. Insomma, questi sono i premi che ci siamo portati a casa in questo anno e mezzo, oltre alle semifinali sia del Fringe di Roma dell'anno scorso, sia del premio scenario dell'anno scorso, e prima ancora, appunto, reduci da altri premi che avevamo vinto, tra cui il bando Nuove Sensibilità e il bando organizzato da Achille della Balanza in Toscana. Abbiamo deciso di metterci insieme, concretizzare questa cosa e portare avanti questo progetto che speriamo abbia vita lunga. Penso di aver detto quasi tutto. Grazie mille. Quindi, cosa ne pensate di questo festival e perché soprattutto avete deciso di partecipare? Secondo me, è importante partecipare, oltre che al concetto di Fringe, che è bellissimo, no? Che è noto, il Fringe di Edimburgo, forse il più famoso del mondo, ci siamo stati, non come attori, non in quel caso, però è l'idea stessa di creare una terra di confine per i teatranti. Cioè un punto dove il teatro indipendente possa far sentire la propria voce, nonostante i circuiti principali, nonostante il teatro mainstream, è di per sé un incanto. Quindi partecipare a un festival, ogni volta che abbiamo la possibilità mandiamo il materiale, speriamo di essere selezionati. Stavolta siamo fortunati nell'aver beccato il Milano Off Fringe Festival, che
poi è in una capitale del teatro in Italia come Milano, quindi hai il piacere di scoprire una nuova città come, come teatranti, inteso cioè portare la nostra drammaturgia in una nuova città e in un contesto dove altri ragazzi come noi si esprimono, poter conoscere altre persone, poter trovare appunto un fermento vivo. Questo è bellissimo. La domanda è: perché non si dovrebbe partecipare? Esatto. Può cambiare. Allora, raccontateci invece del vostro spettacolo che farete qui proprio questa sera alle 19:30 alla Fabbrica del Vapore. Sì. Allora, racconto, sì. Raccontami Shakespeare è uno spettacolo tratto dalla storia vera di Charles e Mary Lamb. Chi sono Charles e Mary Lamb? Charles e Mary Lamb erano degli autori londinesi di metà fine Ottocento. Sono noti per aver scritto una raccolta di racconti che si chiamano i racconti da Shakespeare, cui, che si trova tranquillamente in libreria, esiste, è tuttora edito, che ha la particolarità di prendere le storie di Shakespeare e trasformarle in racconti per ragazzi. Quello che è interessante non è soltanto il progetto di prendere una roba teatrale e dedicarla al pubblico, stiamo parlando di un momento storico, quello dell'Ottocento londinese, in cui c'è un teatro impolverato, c'è un teatro molto stilizzato, c'è un modo di fare teatro autoreferenziale, un po' simile a un certo tipo di teatro con cui ci scontriamo anche noi, e loro decidono di opporsi a questa cosa pubblicando dei racconti per ragazzi con gli stessi personaggi di Shakespeare, ma in modo da farli capire, da farli arrivare. Già questo è bellissimo. E in più la loro storia personale, che è quella che noi andiamo a raccontare principalmente, è ancora più affascinante, perché sia Charles che Mary erano affetti da una, dicevano all'epoca, tara familiare. Insomma, erano tendenti alla follia. Charles era stato un anno in manicomio perché soffriva di melanconia, era balbuziente, aveva una serie di piccoli difetti di pronuncia. Quando esce dal manicomio, la sorella Mary intanto perde completamente la ragione e fa una cosa orribile, che non dico perché così magari incuriositi lo venite a scoprire. Da quel momento lui si incarica di lei fino alla morte, purché non passi un solo giorno della vita in manicomio. E lei sarà una delle prime autrici insieme a Mary Shelley a pubblicare finalmente col nome di donna, col suo vero nome, un libro, ed era all'epoca una cosa che, dato il maschilismo dilagante, era più unica che rara. Quindi siamo dei personaggi affascinantissimi E dico l'ultima cosa sempre riguardo il testo, perché ha tantissimi spunti la vita di questi due personaggi. Veramente noi abbiamo fatto poco, cioè l'abbiamo messa insieme, ma queste cose che abbiamo raccontato sono effettivamente vere. E altra cosa vera è che loro volevano, tramite Shakespeare, arrivare ai giovani, cioè dicevano: la scuola è noiosa, e anche oggi diciamo che i progressi in tal senso si stanno tentando, ma sono pochi. Quindi, visto che la scuola è noiosa, perché non usiamo Shakespeare per insegnare ai giovani cosa è veramente vivere, provare un'emozione, cos'è interfacciarsi con il mondo, cos'è la fantasia? Anche questo progetto di rivoluzionare la scuola è sempre di Charles e Mary, quindi arrivano delle idee rivoluzionarie per l'epoca, ma anche per oggi, direi. Però, quindi per questo è il motivo per cui abbiamo deciso di metterli in scena. Ed è la prima volta che vi esibite con questo spettacolo? No, in effetti è la nostra quarta replica, perché come dicevo, noi abbiamo debuttato con questo spettacolo in questa stessa forma al Fringe di Roma l'anno scorso, nel 2021 ad aprile, ma senza pubblico, perché era in streaming, quindi il Fringe di Roma noi non l'abbiamo goduto. Infatti oggi abbiamo capito effettivamente cos'è il Fringe, è meraviglioso, è un festival, c'è un sacco di gente, si fanno incontri, interviste, in è bellissimo, quindi noi quindi ci siamo ritrovati in questo mondo nuovo. E poi l'abbiamo ripreso appunto in una replica a Napoli con pubblico stavolta, che è stato il nostro debutto con pubblico, e il mese scorso anche a Ostia Antica per un piccolo festival su Ostia, in cui appunto siamo stati ospiti anche noi. E questa sera è la vostra prima serata però qui a Milano, sì. E ci saranno altre serate per i nostri spettatori, così verranno a vedervi sicuramente. Assolutamente sì, per cui venite, perché sono qua. Esatto, stasera siamo qui alle 19:00. Domani saremo invece in scena sempre alla Fabbrica del Vapore, sempre alla Sala Fringe, domani alle 21:30, sabato saremo alle 17:30 e domenica di nuovo alle 19:30. I turni sono chiaramente a scalare, venite a vedere noi, o se non riuscite venite a vedere anche gli altri spettacoli, perché ogni location ha, non vorrei sbagliarmi, 3 spettacoli che vanno in turnazione. Quindi in qualunque momento raggiungete dal pomeriggio alla sera una location del Milano Off Fringe Festival, trovate qualcuno. Noi siamo molto belli e molto bravi, per cui vi consigliamo noi, ma anche gli altri sono assolutamente validi. Quindi partecipate al festival, perché il teatro senza pubblico non esiste.
quindi questo è fondamentale. E allora grazie, grazie a tutti e due, e allora niente da dire, vi aspettiamo qui alla Fabbrica del Vapore, linea allo studio. Grazie mille ad Alessia Carolli e Valentina Zanotto per il collegamento, e grazie ai suoi ospiti. Questo è il Milano Fringe Festival, 2 settimane, andremo avanti ancora a seguirlo, domani un altro collegamento ancora in diretta con un altro luogo del Fringe, un altro teatro, e poi sarà così anche giovedì prossimo, venerdì prossimo, ma sarà così anche sabato e domenica con tutti gli spettacoli del Fringe Festival. Continuiamo con le notizie della nostra redazione. Invece, il 29 settembre si celebrerà la terza giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari indetta dalle Nazioni Unite. Via Santa Croce ospita da qualche tempo il 5° hub per la raccolta e lo stoccaggio delle eccedenze alimentari in città, che durante la prima metà del 2022 ha aiutato oltre 3.000 famiglie a fare la spesa. Questo hub è stato realizzato in collaborazione tra Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Assolombarda, Politecnico e la Banca di Credito Cooperativa di Milano. La vice sindaco Anna Scavuzzo ha sottolineato non solo l'importanza del progetto, ma che sia relativamente alla lotta agli sprechi, agli aiuti per le famiglie in difficoltà, ma anche il carattere sistemico che questa rete sta assumendo all'interno del Comune di Milano. L'ultimo centro di raccolta per le eccedenze alimentari prima di quello di Via Santa Croce infatti era stato aperto nel quartiere Gallaratese, e ben presto si spera che l'intera cittadinanza che ne ha bisogno possa accedere a questa importante iniziativa. E ora è il momento invece di andare a vedere la situazione dell'aria su Milano, la qualità dell'aria. Quest'oggi il Wise Index è di 9, ancora aria pulita, il freddo di ieri, il vento ha pulito ancora di più la nostra città, che con oggi arriva a 227 giorni di aria pulita consecutiva. Venerdì 23 settembre avrà inizio la tappa milanese della campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dermatologica Segnali sulla pelle, che offre visite gratuite mirate alla diagnosi precoce di lesioni precancerose come la cheratosi attinica. Ad aderire all'iniziativa promossa dalla Società Italiana di Dermatologia Medica sono 23 centri dermatologici di tutta Italia. Per prenotare la visita gratuita è possibile telefonare allo 02 82 900 619 nei giorni infrasettimanali, ma affrettatevi perché il numero delle visite a disposizione è infatti molto limitato. Per la prima volta in Italia, stamattina, è decollato il primo volo civile dotato di un equipaggio di sole donne. La comandante Paola Gini e la prima ufficiale Viviana Lais hanno pilotato un Boeing 747 carico di merce tra Malpensa e Seul. Un grande passo avanti in un settore, quello dei trasporti, in cui la disparità di genere è ancora un dato di fatto. Lieti di dare di questa notizia, ma saremo, in realtà, noi di Milano News, ancora più soddisfatti quando non sarà più necessario dare questo tipo di notizie. E passiamo invece ad ATM, che ATM comunica che domenica Piazza della Scala sarà chiusa, quindi i tram della linea 1 in entrambe le direzioni di percorrenza effettueranno una deviazione e non si fermeranno nel tratto tra Repubblica e Domodossola. Inoltre, a causa dei lavori stradali in via Francesco Sforza, fino a lunedì 10 ottobre gli autobus della 65 in direzione Porta Romana e della 94 in direzione Porta Volta non effettueranno la fermata di corso Porta Romana in via Santa Sofia. Infine, per permettere dei lavori stradali in via Acerbi, gli autobus della linea 70 non effettuano la fermata di via Pasta, via Marchionni. La fermata provvisoria si può trovare all'altezza del civico 120 di via Pasta. Domani, venerdì 23 settembre, inizierà presso il Palazzo Reale la terza edizione di Il Verde e il Blu Festival. 3 giorni dedicati all'energia, all'innovazione digitale e allo sviluppo sostenibile. Realizzato da BIP in collaborazione con la Biblioteca degli Alberi e il supporto di numerosi partner d'eccezione, l'evento si presenta come un contenitore di talk, working groups, panel e incontri con associazioni e professionisti del settore digital che hanno abbracciato la tematica della sostenibilità. Nel corso della giornata inaugurale è previsto l'intervento del sindaco Sala, ma durante il weekend saranno numerosi gli ospiti di eccezione come Katia De Ross, vicepresidente di Confindustria, e Alan Friedman, giornalista e conduttore televisivo. E solo inizio però per noi di Milano News, tutta la serata in vostra compagnia fino alle ore 20, sempre qui per darvi l'informazione puntuale su Milano Città Metropolitana. Ci vediamo nelle prossime edizioni dal vivo e soprattutto, come vi dicevo, con tutta la programmazione fino a questa sera alle ore 20. Grazie mille, arrivederci e a presto.